La chiesa di San Pietro Caveoso, raggiungibile imboccando via Bruno Buozzi dal piano e percorrendola in discesa per intero, fa da quinta all'omonima piazzetta, protesa verso la ripida forra entro cui scorre il torrente Gravina. L'edificio è la sede ultima, in ordine cronologico, della parrocchia intitolata ai Santi Pietro e Paolo, ubicata originariamente e fino alla metà del secolo XIII nel luogo di culto ipogeo, oggi pertinenza della chiesa di San Francesco d'Assisi, ai margini della Civita. Le proprietà della parrocchia in quella zona della città non dovevano limitarsi al solo locus sotterraneo, se ancora nel Cinquecento l'università versava la somma di 12 ducati annui al capitolo di San Pietro per l'affitto di alcuni suoi locali ivi esistenti. Il trasloco, resosi necessario in concomitanza con l'arrivo dei frati francescani, comportò la ricerca di un alloggiamento temporaneo dove espletare le funzioni parrocchiali in attesa dell'edificazione di una nuova chiesa. Il luogo prescelto, nel borgo del Sasso Caveoso, fu il piccolo tempio rupestre di San Pietro in Monterrone, che stava dentro una massa di pentima, ossia di tufo, poco lontano dall'odierno sito. Il 30 maggio del 1318, il connestabile Angelo De Berardis lasciava 7 tarì e mezzo ai sacerdoti di San Pietro per la celebrazione di un numero imprecisato di messe cantate. Lo spostamento alla volta della sede definitiva, l'attuale, doveva probabilmente aver già avuto luogo e la piccola chiesa scavata nel promontorio del Monterrone era stata trasformata in cimitero. Difficile ricostruire l'aspetto del tempio nella sua redazione trecentesca, della quale permangono una nicchia collocata sul terzo pilastro a sinistra della navata centrale, decorata tutt'intorno da una fascia a girali, una cornice di finestra nel presbiterio ed una serie di monofore strombate, un tempo aperte al sommo della parete perimetrale, oggi visibili unicamente dall'esterno. L'impianto planimetrico dell'edificio delle origini, meno esteso in lunghezza dell'attuale, era monoaulato. La continuità dei muri longitudinali era rotta in due punti in corrispondenza di un pari numero di cappelle, una per lato, che ivi si aprivano. La copertura dell'aula unica, con capriate linee dipinte a motivi floreali, riprendeva un tipo costruttivo ispirato all'architettura degli ordini mendicanti, di cui Matera possedeva ben più di un esempio. La zona del sagrato doveva essere all'epoca costruita dalla presenza di una grotta della Calce e di cammarelle ad uso di deposito ancora esistenti nel 1733. Lo scatto evolutivo, inteso come sostanziale stravolgimento delle strutture originarie, avrà luogo nel tardo XVII secolo, quando verrà asportata la copertura lignea e impostata una volta in tufo. Di pari passo, la navata della chiesa veniva allungata fino a raggiungere l'estensione attuale e le navi laterali venivano ampliate mediante l'aggiunta di una serie di cappelle. Al 1531 risale quella dedicata a Sant'Antonio, terza a sinistra, entrando, dove si erge un'alzata composta da bassorilievi in pietra calcarea dipinta, aventi per soggetto la vita del santo, attribuita ad Altobello Persio. Coeva è la cappella dell'Annunziata, seconda a sinistra entrando, sul cui altare, ancora nei primi anni del Novecento, campeggiava un gruppo scultoreo, attualmente conservato presso il Museo Nazionale Domenico Ridola, composto da un arcangelo Gabriele con la Vergine, opera del fratello minore di Altobello, Aurelio Persio. Sulle pareti di tale cappella sono oggi visibili i lacerti di un vasto ciclo di affreschi seicenteschi, eseguiti da Martino De Ghello. Riconoscibili due gruppi, uno raffigurante la Madonna, Sant'Antonio Abate e San Lorenzo.
l'altro con San Domenico, San Pietro e San Paolo. Intorno al 1540 venne realizzato il polittico posizionato sull'altare maggiore, ora non più integro, per numerose assonanze accostato dalla critica al trittico appartenente al convento delle Sante Lucia e Agata di Matera. Nel 1606, l'arcivescovo Giuseppe de Rubeis, in visita pastorale alla chiesa, riscontrò la presenza, in prossimità dell'ingresso, del fonte battesimale costituito da un monolito intagliato. Si recò in seguito all'altare maggiore, che trovò mancante di alcuni paramenti sacri, e criticò lo stato in cui versava il coro, dove era impossibile finanche sedersi. Pochi anni dopo la visita del prelato, nuove opere edilizie accrebbero il numero delle cappelle, portandole a 9, 4 lungo il lato sinistro, tuttora esistenti, e 5 lungo il destro, demolite negli anni 20 per fare posto ad alcuni ambienti ad uso della parrocchia. Fra le cappelle appartenenti a tale gruppo spiccava quella dedicata a Santa Maria del Confalone, ove vi era installata l'omonima confraternita. Il ruolo primario che assumeva tale aggregazione è testimoniato dall'immagine della Madonna del Confalone attorniata dai devoti confratelli scolpita in posizione astiale, dominante sulla facciata. Entro la fine del secolo XVII venne edificato anche il vano dedicato a San Donato, quarta cappella a sinistra, sulle cui mura un affresco ci restituiva l'immagine della chiesa ancora priva del campanile, in situ nel 1703. Nel primo ambiente, sullo stesso lato della navata, faceva mostra di sé una tela raffigurante la Pietà, firmata da Alessandro Fracanzano. Al termine di questa tornata di lavori, ebbe luogo la solenne consacrazione del tempio e dell'altare maggiore, avvenuta il 25 aprile del 1706. Fra gli arredi sacri, oggetto di particolare venerazione, la parrocchia a quell'epoca si gloriava di possedere alcuni resti di San Giovanni da Matera, contenuti in un prezioso reliquario in argento, fabbricato da un orafo locale, come attestava il punzone di provenienza. Ulteriori rimaneggiamenti, effettuati nei decenni successivi, imposero la riconsacrazione del luogo di culto, a cura dell'arcivescovo Francesco Lanfreschi, nel 1752. Da segnalare il rifacimento dei tetti, che comportò l'oscuramento delle 6 monofore tardo-medievali, la ridefinizione dei 2 arconi corrispondenti alla quarta campata della navata centrale, i rivestimenti di stucco che andarono ad oscurare decorazioni parietali e affreschi. Nel 1773 anche la cappella di Sant'Antonio subì questa sorte. Un mastro ciriaco, all'opera insieme al figlio, in 164 giornate di lavoro per la somma di 125 ducati, ricoprì l'intera superficie interna del vano voltato con una pelle di stucco, obliterando buona parte del corredo scultoreo esistente. Nello stesso periodo si mise mano alla realizzazione del soffitto ligneo della nave maggiore, che venne interamente ricoperto da immagini di santi. L'edificio sacro, sottoposto negli ultimi 15 anni a lunghi interventi di restauro che ne hanno comportato la chiusura, è oggi restituito al culto.